Ciao a tutti! Oggi parliamo di un argomento molto caro sia ai più grandicelli che alle nuove generazioni, ovvero il wrestling. Tutti noi, quelli un po' più adulti, lo ricordiamo narrato dall'inconfondibile voce di Dan Peterson, sì, proprio lui, quello del Tae Lipton, che per anni ci ha raccontato le gesta di eroi come Hulk Hogan, Andre il Gigante, Macho Man, lo Sheiko di Ferro e tanti altri. Questa disciplina oggi è tanto cambiata. Sono cambiati i personaggi, sono cambiate le scenografie, ma il fascino di uno sport che è più spettacolo e finzione che realtà resta sempre molto elevato. Ma andiamo al sodo. In questo video vi voglio parlare dei 12 wrestler che a mio avviso hanno cambiato la storia di questa disciplina. Non è una mia classifica personale, ma diciamo che un po' del mio ci ho messo. Al 12° posto, George the Animal Steele, detto l'animale, un lottatore che non ottenne grandissimi successi in carriera, ma si fece amare dal pubblico per la sua genuinità. George, infatti, era una specie di bestione ritardato e con la lingua verde, che non parlava ma emetteva solo suoni, tipo modello scimmia, super peloso anche sulla schiena, che una volta salito sul ring strappava coi denti e divorava il rivestimento interno del sostegno dei paletti dello stesso. Una buona merenda prima di iniziare l'incontro. La sua faida più famosa fu quella contro Macho Man Randy Savage, scaturita dalla passione amorosa di Steele verso la donna di Macho Man, Miss Elizabeth, che addirittura riuscì a rapire per poi essere letteralmente preso a botte dal legittimo proprietario della bella Elizabeth. Al numero 11, The Honky Tonk Man, ovvero l'erede di Elvis Presley prestato al wrestling. Un personaggio eclettico e fuori dalle righe. Inizia la carriera come face, ovvero buono e simpatico al pubblico, ma ben presto si rese conto che quel personaggio un po' strampalato con la chitarra che scimmiottava Presley funzionava più come cattivo e scorretto, e così fu. Scelse come manager Jimmy Hart e tra scorrettezze, megafoni e chitarra in testa agli avversari, Honky Tonk Man riuscì a diventare addirittura campione intercontinentale in un incontro bellissimo contro Ricky the Dragon Steamboat, per poi perdere miseramente lo stesso titolo contro Ultimate Warrior in un match che sarà durato forse 15 secondi. Sicuramente un personaggio, ma non il classico palestrato o fisicato, però molto dotato tecnicamente e soprattutto molto furbo. Ha combattuto anche in coppia con Greg the Hammer Valentine, dando origine e vita ai Rhythm and Blues. Al numero 10, Jake the Snake Roberts, The Snake, ovvero il serpente, perché Roberts era solito salire sul ring con un sacco di juta contenente niente poco di meno che Damien, un gigantesco pitone che lo stesso Roberts liberava al termine di ogni incontro contro il malcapitato perdente, oppure sfruttava nelle situazioni difficili. Un personaggio controverso, non certamente un buono, ma sempre amatissimo dal pubblico. Di lui ricordiamo le sue faide con Andrew the Giant, a cui fece quasi prendere un infarto quando gli liberò Damien sul suo enorme corpo. Ed era divertentissimo vedere un gigante come André farsela letteralmente sotto alla vista del serpente. Ma quella più famosa fu con Macho Man. Durante un incontro, Roberts liberò dal sacco di juta addirittura un cobra, che morse Randy Savage immobilizzato alle corde su un braccio. Chiaramente il serpente venne preventivamente svuotato di tutto il veleno, ma fu una scena dir poco raccapricciante. Così come raccapricciante fu la fine del fido Damien, letteralmente schiacciato da Earthquake durante un incontro con Roberts immobilizzato alle corde. Terremoto prese il sacco di juta, lo mise in mezzo al ring e vi si sedette sopra più volte massacrando il povero serpente. Ovviamente anche questa fu pura finzione, perché il vero Damien finì i suoi giorni tranquillo nella teca di uno zoo, mentre dentro il sacchetto erano contenute soltanto salsicce con un motorino elettrico per simulare il movimento del serpente. Al numero 9, Macho Man Randy Savage, la rappresentazione del maschilismo puro. Savage fu un grande lottatore e vinse ben 20 titoli in carriera, compreso quello di campione del mondo della WWF. Una popolarità incredibile, riconosciuta perfino dal grande Hulk Hogan, che riconobbe in lui l'unico a cui poter passare temporaneamente il suo titolo senza rimetterci dei soldi. Sempre in coppia con la sua Miss Elizabeth, moglie anche nella vita reale, che trattava quasi come schiava sul ring, Savage viene ricordato per la sua ecletticità, per i suoi costumi sgargianti e per le sue acrobazie spettacolari.
nel suo periodo d'oro, divenne campione del mondo e formò con Hulk Hogan una coppia stellare, i Mega Powers, ovvero i più forti e famosi del circo uniti contro i cattivi. Ma dopo numerosi successi, la gelosia di Macho Man verso la sua Elizabeth, che strizzava troppo spesso l'occhio al più gentile e sicuramente cavaliere Hulk Hogan, fece scoppiare una faida tra i due, che si risolse in un incontro stellare, vinto poi da Hogan, che si riprese il titolo e inizialmente anche Miss Elizabeth, che poi tornò a salvare Savage dalle grinfie della perfida Sensational Sherry, sua nuova partner, che inveiva contro Macho Man reo di aver perso un incontro contro The Ultimate Warrior. Elizabeth colse sul ring e si scagliò contro la rivale, gettandola fuori, per poi riabbracciare Savage. Celebre fu il gesto di Randy, che, da maschilista qual era, tese le corde del ring per far uscire più comodamente Elizabeth, suscitando un ulteriore boato di apprezzamento nei suoi confronti da parte del pubblico. Al numero 8, Ted DiBiase. Lo ammetto, è uno dei miei preferiti, l'uomo da un milione di dollari, ovvero la rappresentazione del maschio ricco e spocchioso che faceva sfoggio dei suoi dollari sbattendoli in faccia a tutti. Celebre il suo gesto al termine di ogni incontro vinto, quando infilava una banconota da 100 dollari nella bocca dello sconfitto, spingendola fino in gola al malcapitato. Con la sua fedele guardia del corpo Virgil, non uno stinco di santo nemmeno lui, tra scorrettezze e mosse spettacolari, ha vinto oltre 30 titoli in carriera. La sua frase più celebre fu "Everybody's got a price for the million dollar man!" Tutti hanno un prezzo per l'uomo da un milione di dollari, e grazie ai suoi soldi riuscì addirittura a comprare il titolo di campione del mondo da Andre the Giant, dopo una vittoria con molte polemiche contro Hulk Hogan. Tra gli aneddoti più celebri di DiBiase, ci fu quello in cui lo si vede pagare profumatamente il proprietario di una piscina colma di bambini che giocavano per farli sloggiare e prendere il loro posto a bordo vasca sorseggiando un cocktail in santa pace. Perché in fondo, come dice lui, tutto ha un prezzo. Oltre che con Andre the Giant, combatté in coppia con IRS, Iron Ire Shester, un altro odiatissimo che rappresentava l'esattore delle tasse, formando i Money Incorporated, che con il manager Jimmy Hart vinsero il Tag Team Championship WWF per ben tre volte tra il febbraio 1992 e il giugno 1993. Al numero 7, Ric Flair, The Nature Boy. Uno dei più grandi di tutti i tempi, ufficialmente riconosciuto come 16 volte campione del mondo. Lo stile e la conciatura di Flair si ispirano a quelle di Buddy Rogers, che prima di lui aveva usato la gimmick del Nature Boy negli anni 50 e 60. Flair, oltre che negli Stati Uniti, lottò addirittura in Giappone per poi tornare alla WWF sotto la guida del perfido Bobby the Brain Heenan. Di Flair ricordiamo la sua acerrima rivalità contro Hulk Hogan, che sfidò in diversi incontri super spettacolari anche in età avanzata, ma il suo capolavoro fu la vittoria della Royal Rumble 92, quando entrato sul ring come secondo atleta prese botte praticamente da tutti, resistendo per ben 59 minuti sul ring ed eliminando avversari come Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, The Big Boss Man, Repo Man, Jim Duggan, Shawn Michaels, The Undertaker, Rowdy Rowdy Piper, da cui prese parecchie botte, Virgil, Tito Santana, Hercules Hernandez e per ultimo Sid Justice, con la collaborazione non proprio voluta di Hulk Hogan. La Royal Rumble 92 aveva come premio la cintura di campione del mondo che incoronò Flair al termine di una vera e propria impresa. Al numero 6, The Ultimate Warrior. Uno dei più grandi del wrestling di tutti i tempi, ma un personaggio un po' controverso nella vita reale, poco simpatico e spesso in polemica con federazione e colleghi. Con un fisico statuario, Warrior entrava sul ring con una musica energetica scuotendo le corde, mentre sul quadrato metteva in mostra un'impressionante forza fisica. Dopo pochi mesi diventò subito campione intercontinentale, interrompendo un lunghissimo regno di Honky Tonk Man e difendendo poi la cintura contro lottatori del calibro di Ravishing Recruit e Andre the Giant. La rapidissima ascesa di Ultimate Warrior rese inevitabile il confronto con quello che era da anni il volto della compagnia, ovvero Hulk Hogan. Un incontro pazzesco che ha visto il guerriero, già campione intercontinentale, trionfare contro Hogan e strappargli la cintura di campione del mondo. Il match si concluse con Hulk che consegna sportivamente la cintura appena persa all'avversario e un abbraccio di sportività tra i due colossi. Una scena quasi surreale nel wrestling. Warrior divenne così contemporaneamente campione intercontinentale e campione del mondo della WWF. Ad interrompere il regno del guerriero fu Sgt. Slaughter, che diventò campione del mondo
in una controversa storyline che lo vedeva appoggiare l'Iraq durante la guerra del Golfo e interpretare in qualche modo il traditore degli Stati Uniti. Al quinto posto, The Undertaker, uno degli atleti più grandi e longevi del circuito, il becchino che ha mantenuto la propria identità dall'inizio alla fine della propria carriera. Nel 2012 è stato classificato al secondo posto tra i 50 migliori wrestler della storia dal sito web IGN, mentre nel 2013 il portale Digital Spy lo ha riconosciuto come la più grande superstar ad aver mai combattuto nella WWE, federazione in cui è stato l'atleta più longevo, essendo stato sotto contratto per 30 anni, dal 1990 al 2020. Fece il suo esordio nel grande palcoscenico della WWF alle Survival Series, quando Ted DiBiase introdusse The Undertaker come il misterioso membro del Million Dollar Team, accompagnato dal manager Brother Love. Undertaker successivamente abbandonò Brother Love e trovò un nuovo manager nella persona di Paul Bearer, un personaggio misterioso che amplificò le caratteristiche dell'Undertaker che divennero via via sempre più sovrannaturali. Con questo cambio iniziò l'ascesa ai vertici della WWF. Verso la fine del 1991, dopo una lunga serie di vittorie, la federazione decise che era giunto il momento di premiare Undertaker inserendolo come primo sfidante per il WWF Championship, detenuto ovviamente da Hulk Hogan. I due si sfidarono alla Survival Series e Undertaker sconfisse Hogan grazie all'aiuto di Ric Flair, dopo che quest'ultimo posizionò una sedia sul ring e The Undertaker vi eseguì la sua mossa finale facendo perdere i sensi ad Hulk Hogan. Ovviamente l'arbitro non si accorse di nulla e Undertaker vinse l'incontro conquistando il suo primo titolo di campione del mondo della WWF, ma appena una settimana dopo il titolo gli venne sottratto dallo stesso Hogan, che lo sconfisse accecandolo con la cenere contenuta nell'urna di Paul Bearer. Ma la sua faida più famosa fu quella contro il fratellastro Kane, la cui storia era quella di sopravvissuto quando The Undertaker bruciò la casa dove abitava la sua famiglia, uccidendo tutti ad eccezione di suo fratello, rivelatosi poi in seguito essere un fratellastro ancora vivo che aveva aspettato di vendicarsi per tutti questi anni. Fu lo stesso Paul Bearer che abbracciò la causa del fratellastro tradendo clamorosamente The Undertaker. Non sto qui a parlarvi di tutti gli avversari del becchino perché farei notte, ma 30 anni di carriera la dicono lunga su cosa abbia rappresentato questo personaggio per il wrestling. Al numero 4, The Rock, Dwayne Douglas Johnson. Un wrestler, ma soprattutto un personaggio dentro e fuori dal ring. The Rock è ancora oggi uno dei più amati di sempre, anche se ha spostato le sue attenzioni al di fuori dai ring della WWE. Johnson ha vinto 19 titoli nel corso della sua carriera. Ha vinto anche il titolo intercontinentale per ben 2 volte, il titolo di coppia per 5 volte. The Rock è anche comparso per ben 12 volte su copertine dei videogiochi e questo la dice lunga sulla sua grande popolarità. A partire dagli anni 2000 ha intrapreso la carriera cinematografica diventando il protagonista in film molto famosi che hanno spopolato al botteghino come Fast and Furious, Il Re Scorpione, Rampage, Jumanji, dove compare in addirittura 2 film. Diciamo che The Rock è un personaggio tanto nel ring quanto fuori, ma non poteva non inserire tra i grandi influenti di questa disciplina. È inoltre cugino e amico di Roman Reigns, attuale indiscusso campione universale della WWE, e la federazione sembra voglia confezionare un vero e proprio regalo ai suoi fans. Un incontro stellare proprio tra Roman Reigns e l'ormai ex wrestler The Rock. Sarebbe un evento stratosferico, ma chi vivrà vedrà. Al terzo posto, Ravishing Rick Rude. Lo so, forse ho esagerato ad inserirlo prima di mostri sacri come The Undertaker, The Rock, Ric Flair, ma questa è la mia classifica e me la gestisco io. Rick Rude, a mio avviso, è stato uno dei più grandi personaggi e atleti del wrestling di tutti i tempi. Rappresentava l'uomo affascinante, dal fisico scolpito che seduceva tutte le donne e snobbava gli uomini grassi, brutti e in sovrappeso. Celebre, prima di ogni suo incontro, lo spogliarello con cui metteva in bella mostra le sue grazie per tutte le donne impazzite. E il bacio appassionato che regolava ad una fortunata spettatrice dopo ogni sua vittoria. Purtroppo però, una volta scelse la donna sbagliata, ovvero la moglie di Jake the Snake Roberts, Cheryl, e cercò di baciarla, ma la ragazza si rifiutò schiaffeggiandolo. Rude la aggredì, scatenando così la furia del marito. In un'altra occasione, durante la loro rivalità, Rude si presentò sul ring con un ritratto di Cheryl stampato sul davanti del costume all'altezza dei genitali.
Il furioso Roberts entrò di corsa sul ring e strappò via la calzamaglia a Roode, lasciandolo praticamente nudo. Con buona pace della censura, che coprì almeno le parti più sensibili, e il tripudio delle spettatrici presenti nell'arena. Rick Roode era un atleta spettacolare, forse il più grande attore del circuito. Quando sembrava steso e agonizzante dal dolore, tirava fuori dal cilindro la mossa decisiva, non sempre corretta ovviamente, e ribaltava incontri che lo vedevano prendere botte dall'inizio alla fine. Faceva parte della Heenan Family e combatté spesso in coppia con un altro simpaticone del circuito come Mr. Perfect. Al secondo posto, Andre the Giant, André il gigante da Grenoble in Francia, ovvero l'ottava meraviglia del mondo come amava definirsi, era un omone enorme, alto 2,26 m e dal peso di addirittura 290 kg. La sua immensa mole era causata da una patologia da cui era affetta, ovvero la acromegalia, una malattia caratterizzata da un progressivo ingrossamento delle ossa. André per il wrestling ha rappresentato l'antieroe. Dopo gli esordi in Giappone, iniziò la carriera come gigante buono della WWF americana, come amico della superstar Hulk Hogan. Tra i suoi nemici più acerrimi di inizio carriera ci fu un altro mone, Big John Studd, che si autodefiniva anch'egli il gigante. I due combatterono in giro per il mondo per vedersi attribuito la palma di vero gigante della WWF, che vide André prevalere nella maggior parte dei casi. Ma la sua carriera di cattivo prese una svolta quando nel 1987 voltò le spalle all'amico Hogan lanciandogli una sfida per il titolo mondiale nell'edizione di WrestleMania 3. Dietro a tutto questo, come da copione, c'era il manager Bobby Heenan, che riuscì a convincere André che Hogan mandava avanti la loro amicizia solo per paura che André un giorno avrebbe potuto sconfiggerlo e strappargli anche il titolo. Fu un main event di proporzioni colossali. La lotta tra il bene e il male, tra l'amato Hogan, simbolo degli Stati Uniti, e il traditore Andre the Giant, che vide quest'ultimo soccombere dopo un incontro a dir poco spettacolare. Con Hogan, che prese botte per gran parte del match, salvo poi infuriarsi e gasare se stesso e il pubblico, come solo lui sapeva fare, e addirittura sollevare di peso quella montagna umana per poi schienarla e mantenere la cintura tra il pubblico in tribuna. In passato lo stesso Hogan aveva già alzato diverse volte durante il loro match in Giappone Andre the Giant, dove però il buono era André e il cattivo invece era Hogan. E lo stesso avevano comunque fatto altri wrestler come Antonio Inoki, Kamala, il panzone dell'Uganda, Harry Race e altri. La faida con Hulk Hogan andò avanti per tantissimi anni e tra i due ci furono diversi incontri in giro per gli Stati Uniti, ma in un main event di qualche anno dopo, nel 1998, il gigante riconquistò l'ambita cintura con l'aiuto di The Million Dollar Man Ted DiBiase, che corruppe l'arbitro Herb Hebner, fratello gemellastro del più noto Dave Hebner, per fargli registrare un illegale conteggio di 3 sul campione Hogan, che invece aveva sollevato la spalla dopo il secondo conteggio. Subito dopo la vittoria, come da accordi segretamente presi in precedenza, André consegnò la cintura di campione del mondo a DiBiase, che pagò al gigante una grossa cifra pur di ottenere l'ambito titolo. Tale passaggio di consegna non fu però gradito dalla federazione, per la quale non era prevista la vendita di un titolo, al punto che venne messo in palio durante WrestleMania numero 4, vinto poi da Randy Savage. Anche in coppia, André ottenne numerosi successi, in primis proprio con The Million Dollar Man Ted DiBiase, con cui formò i Mega Bucks, e successivamente con Haku, col quale diede vita ai Colossal Connection, una coppia piuttosto insolita ma efficace, al punto che conquistò e difese più volte il titolo di campione del mondo di coppia. Venne poi sconfitta dai Demolition. La grande popolarità del gigante del wrestling gli offrì anche la possibilità di fare qualche sporadica apparizione cinematografica, tra cui la più famosa fu l'interpretazione del gigante Fetzig nel film La Storia Fantastica. Al numero 1, Hulk Hogan, e non poteva essere altrimenti. Hogan è il wrestling, ovvero il personaggio più famoso e seguito di tutti i tempi, l'uomo in grado di riempire le arene e far gridare tutti i presenti, la vera icona del wrestling per oltre 30 anni. È stato 12 volte campione del mondo, ha collezionato record su record, tra incontri vinti, soprannomi attribuiti come The Incredible Hulk Hogan, successivamente The Immortal Hulk Hogan o ancora Hollywood Hogan nella parabola discendente della sua carriera, quando, sposando addirittura la causa dei cattivi, divenne il leader malvagio del New World Order, NWO, coi quali ottenne anche numerosi successi in modo non proprio ortodosso, sfruttando scorrettezze non proprio del suo personaggio originale.
La popolarità di Hogan era tale che riuscì a farsi amare anche da cattivo, con un look black che poco si addiceva all'eroe statunitense di un tempo che, a tutt'oggi, resta un simbolo del wrestling, il vero sogno americano. Spettacolari i suoi ingressi sul ring alle note della canzone The Real American, con il pubblico in tripudio che intonava il testo, oppure quando entrava con la Harley Davidson e una volta salito sul quadrato si strappava letteralmente la maglia mostrando il suo fisico statuario. Parlare degli incontri di Hulk Hogan è perfino superfluo, perché nel corso della sua carriera li ha incontrati e battuti praticamente tutti, da Antonio Inoki allo Sheiko di Ferro, Andre the Giant, Macho Man, Sgt. Slaughter, The Rock, The Undertaker, Ric Flair, The Ultimate Warrior, e la lista sarebbe interminabile. Hulk Hogan fu il personaggio più popolare d'America per moltissimi anni, tra il 1980 e il 2000, al punto che spesso si ritrovò a far la parte di se stesso in numerose pellicole cinematografiche, come ad esempio nel film Rocky 3, Labbra tonanti, o un wrestler che incontrò Rocky durante un'esibizione. Apparve in una puntata della serie TV A-Team, così come in altre serie come Love Boat, Il nemico Arnold, Walker Texas Rangers, e collezionò in totale ben 16 film. Mica poco per uno che di professione non faceva certamente l'attore. Non c'è classifica, non ci sono dubbi. Nessuno potrà mai mettere in discussione che Hulk è stato il più grande, il più amato, il miglior rappresentante del wrestling a livello universale, staccando di gran lunga tutti gli altri. Non è paragonabile a nessuno. Lui è e resterà sempre l'immortale Hulk Hogan.